Guarda cosa succede ai capelli colorati se viene utilizzato uno shampoo sbagliato. Lo vediamo insieme in questo video. Quante volte ti sarà capitato che hai colorati i capelli e dopo un po' che hai fatto dei shampoo si sono sbiaditi tantissimo, in pratica il colore non ha tenuto? O magari quante volte, se sei un mio collega, hai consigliato alla cliente di utilizzare il giusto shampoo per mantenere il colore, per fare in modo che rimanga lucido nel tempo e rimanga pieno, bello, corposo, ma la tua cliente non ti ha ascoltato e dopo un po' di tempo il colore è veramente sceso, a volte dando anche la colpa al colore stesso. Beh, in questo video voglio farti vedere in pratica quello che succede a un capello colorato se viene utilizzato lo shampoo sbagliato, se viene utilizzato uno shampoo commerciale invece che un buon shampoo professionale. Questo non vuol dire che i shampoo commerciali non vadano bene o non siano tutti sbagliati, assolutamente. Di certo è che un buon shampoo professionale fa veramente la differenza e in questo video voglio proprio farti vedere quello che succede da uno shampoo a un altro. Ciao, sono Mirko Alunno e sono il fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. E prima di andare al video ti ricordo che è fondamentale che tu ti iscrivi al canale, perché questo è l'unico modo che ho per poterti tenere sempre aggiornata. Ora andiamo direttamente al video. Ragazzi, questo video è veramente schiacciante, e cioè mette veramente in evidenza cosa succede quando utilizzi uno shampoo sbagliato. Alla sinistra, shampoo commerciale che non si vede la marca per evitare di mettere l'azienda in cattiva luce, perché come questa, quasi tutte le aziende nella grande distribuzione hanno questa qualità, molto sexy nella presentazione, ma pessime nella qualità. Alla destra, shampoo di qualità professionale, e come questo ne potrai trovare molti direttamente nei saloni di parrucchieri di qualità. Due bicchieri con acqua e all'interno lo shampoo che si trova di fianco. Mescolatina. Ora divido la ciocca colorata di tono 4 a 20 volumi e la inserisco nei rispettivi bicchieri. Nella parte destra miscelato con shampoo professionale e nella parte sinistra miscelato con shampoo commerciale. Aspetto 2 ore, che ovviamente possono sembrare molto, ma è comunque una prova a pari condizioni. Intanto guarda come si separa il colore nella soluzione con shampoo commerciale già dopo pochi minuti. Ecco, ma ora guarda dopo 2 ore cosa è successo. Bene, questo video è veramente schiacciante. Qui avrai veramente la prova per convalidare quello che il tuo parrucchiere ti consiglia, e se sei mio collega, per avere veramente la conferma di quello che dici e del consiglio di utilizzare un buon shampoo professionale, insomma, per la differenza che può veramente fare. Bene, dimmi cosa ti è piaciuto di più di questo video e scrivilo pure qui sotto. E ti consiglio di iscriverti al canale, perché ogni settimana pubblico dei video per aiutarti a trasformare la tua passione in un lavoro appassionante. Ciao!